Ma scusa, se io adesso ho paciucato tutto il mio cosino, come faccio? Oddio, perché ho paciucato tutto il cosino? Jingle. Un saluto a tutto il giardino. Abbiamo deciso oggi di cimentarci nel dipingi l'altra challenge. Ovviamente due persone come noi di talento, cioè così, dobbiamo prendere tele e pennelli e colori e dipingere l'altra, fare un ritratto il più realistico possibile. Il tutto, come sempre, lo serio? State già dicendo voi, in maniera seria e professionale. Cercheremo di non copiare, anche perché no. Ognuno ha il suo stile, e faremo un ritratto l'una all'altra. Via la challenge! Voglio il viola. Cos'ho io di viola, scusami? Volevo farti diventare un arancione più rosso. Iniziamo la prima fase con la scelta dei colori. E io che copio. In questo momento ci stiamo tutti chiedendo come sia fatto il rosa pelle, vero? Esatto. E puoi non guardare l'artista? E sto guardando solo il un soggetto. Attimo. Non troppo. Ma cosa mi vuoi fare, color abbronzato? con un tocco di no, azzurro? No, è la mia tecnica per creare il rosa pelle, ok? Guarda la mia. Diciamo che avrai qualche problema di salute. Invece tu sarà avrai una pelle rosissima. Avete presente il classico colore che usano i bambini per disegnare la pelle? Ecco, l'Ilaria mi sta disegnando di quel colore. Ascolta, cioè io la ritengo una riuscita epica fare il color faccia. Un kit da 86 colori e non c'è il rosa pelle. Cioè io credo che non abbia senso. Fate, signori della Primo, fate il rosa pelle. Ovviamente tutto il materiale utilizzato ve lo linkeremo, così se volete anche voi riprodurre i vostri cari. Cosa ridi? Io sarò color salsa rosa! Esatto. Fai vedere il color salsa rosa! Il color salsa rosa! Allora, io sto intanto creando l'ovale della Jessica, che in realtà non è ovale ma è un po' quadrato. Io sono un po' quadrata. Sì, tu hai la faccia quadrata. Grazie, sono una scatola io. Beh, guarda, io non vedo l'ora che tu arrivi alle mie orecchie per sentire cosa dirà. Ti disegnerò con la coda. Che è una cosa che succede tutti i giorni nella Ed mia è giusto vita. Che anche tutti gli abitanti del giardino vedano. Dato che non avranno mai modo di vederlo dal vivo, perché non lo fai mai, io glielo mostrerò. Tu svelerai le mie orecchie. Esatto. Vabbè, la Jessica ha il collo abbronzato oggi, cioè, tipo anche un po' storto. Dopo però te lo appenderai sopra il comodino, eh? Sì, anche tu, ovviamente è una cosa... Tutte le mattine, quando ti sveglierai, ti spaventerai di te stessa. Ah, ognuno, cioè, dipingi... Sì, poi fai il regalo, eh. Cioè, dopo te lo regalerò, questo capolavoro. Io ti ho fatto un collo da giraffa. Che io non ho il collo! In realtà sembri un vaso al contrario in questo momento. Come si chiamano? Tipo anfore? Che sembri una persona di un colore piatto a mo' di vaso. Ma perché devo ancora fare le spalle? Poi vedrete che sarà tutto più bello. Con un collo lunghissimo. Non sognavi di avere un collo lunghissimo? Sì, in realtà sì. Una cosa che soffro è dell'effetto Maurizio Costanzo io. Cioè non ho proprio il collo. Ora c'è un'altra sfida in corso. Come si fanno le persone bionde? E la cosa che mi piace è che sto sempre usando il pennello più grosso. Anch'io! Non ho ancora usato un altro. Però non sono molto soddisfatta di questo colore dei tuoi capelli. Vediamo se le mie tecniche dei colori primari, secondari, terziari e ultimi funzionano. Ho dei capelli verdi ora. Io credo che non funzioni. Ah! Guarda qua che bel colore di capelli della Jessica. Adesso la Jessica ha la riga... Guardami un secondo. No. Da che parte hai la riga? Di là. La metterò giù quando le ho fatto la frangia io, le ho tagliato il ciuffo. In realtà totalmente a caso credo che l'Ilaria venga più bella di quello che pensassi. Io totalmente a caso o credo di aver azzeccato abbastanza il colore dei capelli. E la faccia come? Hai presente quelle signore che si spalmano il fondotinta ma non lo tirano? Ecco, così. Oddio mio, io ho dei problemi, ma nel senso che sono rosa rosissima. Oh, non so come fare, come migliorare la situazione. Come peggiorare? Come peggiorare, sì, tutto è possibile. Non copiarmi. No, non ti sto copiando. Che lo so che la mia è bellissima,
di riproduzione dell'Ilaria, ma non mi copiare. Ma perché tu hai il soggetto bellissimo. Sì. Ma non è che io sono bella, che me li fanno i complimenti. Certo, sì. C'è chi è bello e c'è chi è simpatico. E io? Perché? Come ha fatto a uscire questo viola da qui? No! Un piccolo difficoltà. Allora. No, ma vengono via, vero? Sì, sono colori dei bambini. Sì. Ma guarda, ne ho dappertutto. La Jessica è sempre vestita di nero. Io spazio dal nero al blu, al grigio, verde scuro. No, la cosa più epica è quando mette la maglia gialla, i pantaloni verdi. No, la maglia blu, i pantaloni neri, le scarpe verdi, le calze rosa. E poi hai i capelli. Ma perché io ho il mio stile. Guarda che nonostante la gente mi abbia detto più volte che mi vesto di merda, io continuo così perché è il mio stile e ognuno deve essere libero di fare quello che vuole. Born this way. Lo dice Lady Gaga, quindi vale. Ma la cosa più bella è che non si accorta. Io non voglio il colore. Dove? Io ti lavierò nuda. E io ti sto anche facendo una maglia carina. Nera. Ma a me non ci sta la maglia. Cioè, come è possibile che tu abbia finito di dipingermi? Io ti sto ancora cercando di dare una parvenza umana. Posso passare ai capelli, ma qua non avrò nessuna difficoltà. Visto che in genere le faccio la tinta, saprò che colore farli i capelli. Color guacamole. È il guacamole quello arancione o è quello verde? Non so, mi sbaglio sempre. Vabbè, insomma, color quella salsa messicana rossa. Gaspaccio. Anzi, d'erbolina, l'abbiamo detto assieme. Secondo me ti sto facendo un sacco più bella. Simpatica. Vi vorrei fare vedere le sue orecchie e disegnarle perché sarebbe molto bello. Avete presente il cartone Dumbo? Ecco. Che brutta persona. Però è un po' troppo complicato da disegnare. Ho trovato dei pennellini piccoli e tondi con cui potrò finalmente fare tutti i dettagli. Tipo gli occhi saranno boh qua, più o meno. Ah giusto, ma ti devo anche pitturare la faccia. E poi certo, cosa vuoi fare, faceless man? Ma mi sto facendo gli occhi a palla. Più che altro la parte divertente è che ti sto facendo gli occhi diversi l'uno dall'altro e questo mi preoccupa. Che è il mio sogno, cioè non la forma, è il colore, mi piacerebbe. Ah no no, io proprio la forma. Ah, credo che io ti debba riuscire a fare una sorta di V del collo, perché sennò sembri una giraffa. Forse avrei dovuto tenere del rosa per scurirlo e fare il naso, perché ora come lo faccio io il naso? Potrei farti una maglietta per sistemare il danno. Ecco, questo è proprio l'azzurro da Ilaria. Lei ogni tanto le mette queste maglie di questo colore. Io non so disegnare, ma la cosa peggiore per quanto mi riguarda sono i nasi. Io non ho mai capito come diamine si fa, perché è dello stesso colore della faccia, ma devi fargli tutte le ombre. E poi la narice, cosa fa? Cioè, fa un, è un buco nella faccia. Cioè, non dico che l'Ilaria sia uscita bella. Io sono davvero brutta. Giuro che non sto facendo apposta. Ora è il momento della parte più divertente. Gli occhi. Le farò dei bellissimi occhi a mandorla. Nel mentre vi racconterò un aneddoto. Un giorno, tanto tempo fa, mentre eravamo a Valencia, c'era un gruppo di turisti cinesi. Orientali. Ma mi sembra che eravamo all'acquario. Quindi stavo guardando una vasca. Mi sono girata e c'era lei. Mi rigiro a vedere la vasca, mi rigiro di nuovo, c'era un gruppo enorme di cinesi, di cui una con i capelli rossi. Sono andata nel panico, ho iniziato a prenderla sotto il braccio, l'Ilaria quella vera, e le ho detto stai vicina perché sennò ti confondo. No, ha iniziato a urlare, vieni qua che sennò ti perdo lì in mezzo. Davanti a tutti. Ma ti avrei persa. Forse me ne sarei liberata però. Poi non avresti avuto questo fantabolante ritratto. Io sembro la mamma di Coraline. Ora farò le sopracciglia della Jessica come se gliele avessi fatte io. Io userò il pennello come supporto per la pittura. In che senso? Così. Ah, però secondo me dovrei farti anche la forma delle palpebre. A cosa servono le palpebre? Ma sei palesemente tu. Poi anche, hai anche un po' di occhiaie. Ora abbiamo un problema, Houston. Non so fare la bocca. Non sai fare gli occhi, non sai fare la bocca. Esatto, questo è il problema di base. Ovviamente la Jessica non sorride tipo mai, perché io la farò sorridere. Come minimo vengo tipo It. Ma più che It sembra un po' il Joker. Ho più pittura credo sulle maniche. Puoi farmi un sorriso?
Sei bastato? Le pupille tipo Giotto. Prendo come se fosse un compatto e... Perfetto! Non li perdono di più, cioè ascolta, costano meno di un euro. Guarda, Telchi, che bel marrone, come i tuoi occhi splendidi, quel bellissimo marrone piatto. Io sembro sempre di più strafatta di crack. Comunque non mi hai fatto gli occhi tanto da cinese. Lo so che ti ho detto che non mi sarebbero venuti così da cinese. Volevo farti vedere come saresti stata se fossi sembrata una occidentale. Ti ho fatto le mesh. Grazie. Ora, secondo i miei calcoli, posso finalmente allungarle i capelli, perché il nero forse è asciutto. Hai visto che la Jessica ha speso tantissimo dal parrucchiere per farsi i capelli ombre, glieli farò più chiari. Oddio, non è asciutto il nero, ma non importa. Ilaria presto farà le extension, cioè le ciglia. L'ho fatta, bellissima, con delle ciglia molto nere. Sembra solo che hai tipo del piumaggio. Mentre attendiamo la Jessica, che è andata a cambiare l'acqua, mi chiedo se non sia il caso di fare un corso di ritratti. La situazione sta peggiorando visibilmente. Cosa stai cercando di farmi? Niente, no, stavo dicendo che secondo me è il caso che facciamo un corso di ritratti, perché siamo già così brave. Il sogno della vita è un corso di ritratti. Secondo me dovrebbero iscriversi al nostro corso di ritratti. Ma guarda che sono, sei meravigliosa, eh. Daria avrà un caso da ubriacone. Oddio, ma è bruttissima vista dall'alto. No dai, non sei così brutta. Cioè sei brutta, però non... Tu sei proprio brutta, infatti. Ora le farò la bocca. Ho bucciato il dito nel rosso. Allora, una cosa tipica della Jessica e della sua famiglia è questa righetta nel mento. Io non so in quale altro modo proseguire questa cosa, perché secondo me ogni volta peggiora. Ho deciso che senza ulteriori indugi mi metterò a fare lo sfondo. Che colore volete che sia per un ritratto della Jessica? Verde! Oh, comunque io vorrei fare una nota di valore. I pennelli li abbiamo pagati tipo un euro a scatola, cioè a kit di pennelli, e sono fantastici. Cioè, ovvio, perdono qualche peletto, però va bene. Ma veramente, è proprio brutta, eh. Allora mi somiglia, dai. Cioè, è vero che dal vivo è brutta, ma questa è molto più brutta, ed è già un tutto dire. Anche di l'aria delle lenticchie. 4, e di cui sono molto orgogliosa. Vorrei disegnartele! Ho fatto in realtà la fronte un po' alta, che lei non ha. Però ho tanti capelli, quindi potresti far più volume di capelli. No, che ho stortato la faccia. Beh, è un problema, cioè perché ero così bella che ora con la faccia storta si nota un sacco. Ma io ho la faccia tondissima, cioè la mia caratteristica più palese è la faccia tonda. Ma non posso farti la faccia tonda! Ormai l'ho storpiata troppo, cioè metà è tonda, metà no. Passerò lo sfondo, e visto che ho un pochino di viola, la farò rosa. Questa volta la pitturerò in orizzontale, visto che tutta la faccia è pitturata in verticale e si vedono tutte le righe. Io non so come sia successo, ma sei sempre peggio. Più che altro sembro mia nonna. Cioè, è vero che tu sembri una dei Griffin, però... On the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. No, ho finito il mio bellissimo rosa, fatto perfettamente. Io credo di avere più pitture sulle mani che sulla tavoletta. No, io no. Bene. Secondo me anch'io ti ho fatto troppo collo, comunque. Sì, considerando che... Che in due non facciamo un collo normale. Allora, però avrei dei capelli che sono tutt'uno con lo sfondo. Non copiarmi. Ma devo guardare, sto ritraendo te, scusa. Ah, pensavo guardassi il mio capo. Ma no, sto guardando la tua faccia. Ho fatto un disastro. Ok, che ho un pochino la gobba sul naso, però lì sembra il naso con un brumolo da strega. Infatti ho capito di aver fatto una stupidata non appena ho appoggiato il pennello. Tutti i grandi pittori si firmano. La firma, giusto. Io serie professionale so che... Come non... caspita faccio a firmare che ho fatto tutto nero? Firmerò con il bianco, come i più grandi artisti. Io con loro. E la si sentirà questo bianco. Ecco dov'era il mio pennello piccolo, era sotto. 3, 2, 1. Ta-da! Mi presento Jessica by Ilaria. Cioè, secondo me è uguale, dai. Sorrido anche. È anche più bella. Vi presento la bellissima Ilaria. Mi hai fatto sorridente? No, in realtà mi hai fatto così. Sto
sto allargando gli occhi il più possibile perché io non ho gli occhi larghi. Secondo me è bellissima. Lo chiediamo a voi, chi è più somigliante? Ah, io. Diteci chi ha vinto questa sfida. Ma io ho il naso storto. Ascolta, io ho gli occhi da pazza, drogata, isterica. Ma io ho una gobba sul naso. Ma tu hai una gobba sul naso. Ma non è così evidente. Anch'io non ho questi occhi da pazza. Io mi sono divertita, mi è piaciuto un sacco. Non vedo l'ora di fare altre sfide del genere. Se vi va, mettete un mi piace a questo video. La cosa che ci piace tantissimo, ma proprio tanto, è l'iscrizione, esatto, al canale. E la condivisione. Ovviamente, se vi va, condividete il video con l'hashtag Follow the Garden. Un grande saluto dal giardino. E al prossimo disegno. Ciao! Ciao! Dobbiamo farti votare una cosa. Abbiamo fatto il dipingi l'altro challenge, ok? Devi dirci secondo te come sono usciti. Ma guarda un po'. Anche tu, dacci il tuo commento. Non siamo bellissime? Ma quegli occhi a palla lì? È l'Ilaria. Uguali, perfetti. Ne? Non trovi che il naso? Al che... triangolo. E quello là col naso che sembra la maga magò. Ah, ma io non ti ho disegnato le sopracciglia adesso che ci penso. Sì, effettivamente ti mancano. Con le sopracciglia sarebbe stato tutto meglio, cosa. Sì. A parte il naso, ci assomiglia un pochino di più. Grazie. Anche lei non la trovo uguale. Ugualissima. Con la sua faccia da culo? Vabbè, quella...